Siamo davanti a Palazzo Italia, dove questa sera si terrà l'evento clou della manifestazione del Molise qui all'Expo, cioè la cena di gala a cui parteciperà il presidente Frattura e tanti esponenti istituzionali e non della regione Molise e anche di altre regioni d'Italia, per quello che è un momento importante e conviviale in cui il Molise verrà scoperto per i suoi prodotti enogastronomici. Ma per capire meglio di cosa si tratta, adesso andremo a vedere da vicino Palazzo Italia. Palazzo Italia, secondo piano, Stanza degli Specchi, una delle attrazioni principali del Palazzo Italia, dove ricordiamo ci sarà la cena del Molise questa sera. Ebbene, è una stanza fatta di specchi in cui ci sono tutte le bellezze dell'Italia, naturalistiche, paesaggistiche, da ammirare. Ne citiamo alcune: il Colosseo, Sorrento, le città principali, ma anche il Golfo di Napoli e tante altre bellezze che l'Italia annovera tra quelle che sono le realtà principali e più belle del nostro paese. Stanza degli Specchi al Palazzo Italia, secondo piano, una delle attrazioni più belle che c'è in questo palazzo. Bellissima, sì, veramente. Abbiamo scoperto una meraviglia dell'Italia. Dopo magari le macerie che abbiamo visto all'inizio, qui finalmente abbiamo trovato delle cose bellissime. Esperienze sensoriali particolari qui al Palazzo Italia secondo piano, prima della stanza degli specchi. Ci troviamo in una stanza dedicata ad un percorso per i non vedenti, un'esperienza unica da fare, la consigliamo a tutti i visitatori dell'Expo qui a Milano al Palazzo Italia. Ventuno video che raccontano le potenzialità future di tutte le regioni italiane. C'è anche il Molise, come potete vedere, il DNA dei fagioli. Studiare ogni cibo con un metodo scientifico permette di certificarne la qualità e preservare la sua unicità biologica per il futuro. Quali sono i padiglioni che più vi sono piaciuti? A noi è piaciuto molto il Giappone, anche se è stato un po' troppo dispersivo. Poi è piaciuto molto il Vietnam, è piaciuto l'Olanda, molto bella, l'ultimo quello dell'Italia, e poi cerchiamo di avere quest'albero albero di fuori, speriamo un bel spettacolo.